Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Episodio 45 della seconda stagione di Vivere in Chetogenica, l'unico podcast italiano dedicato a dieta chetogenica e stile di vita chetogenico. Al microfono dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore su questa alimentazione e su questo vero e proprio stile di vita. Oggi parliamo di una abilità che dobbiamo creare per tutte le diete, ma soprattutto per la dieta chetogenica, ovvero l'allenare l'occhio sulle porzioni. Ma prima di fare questo ho tre cose da dirti. La prima, di iscriverti al gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica, se non lo hai ancora fatto. Siamo ormai quasi 83.000 iscritti e ogni giovedì sono in diretta alle ore 21 insieme alla dottoressa Bazzoli per raccontarti di dieta chetogenica e rispondere a tutte le tue domande sulla dieta chetogenica. Seconda cosa, se ti piace questo podcast, metti le 5 stelline come voto sulla piattaforma da cui lo stai utilizzando per aiutarmi a farlo diventare sempre di più il punto di riferimento italiano su questa alimentazione. E terzo, questo giovedì 15 novembre alle ore 21 farò il mio webinar mensile nel mio studio televisivo. Quindi non sarò in diretta su YouTube e Facebook, ma sarò in diretta dal mio studio televisivo per fare una serata molto importante, perché parlerò di tutto quello che riguarda la steatosi epatica, ciò che la causa e come sconfiggerla definitivamente. Perché sì, è possibile revertire la steatosi epatica e scopriremo come in questo webinar. Il webinar è gratuito, ti chiedo solo di iscriverti nel link che trovi in descrizione all'episodio, in modo tale che poco prima dell'inizio del webinar riceverai via mail l'indirizzo corretto per accedere alla sala virtuale e goderti il tuo webinar e imparare soprattutto tante informazioni che possono essere molto importanti per il mantenimento o il ritrovamento della tua salute ottimale. Partiamo quindi con questo episodio 45 del nostro podcast. Ormai siamo addirittura d'arrivo dell'anno, quindi siamo in novembre, ci avviciniamo a grandi passi al Natale, periodo che certamente forse è il più delicato dell'anno per quanto riguarda le diete. Insomma, lo sappiamo benissimo, io, perché ovviamente essendo nell'ambito anche lavorativo in questo settore, da anni seguo persone anche in questa fase delicata dell'anno, con alterne fortune ovviamente, nel senso che c'è chi è più ligio, c'è chi invece lo è meno, ma soprattutto quando ci troviamo di fronte al periodo natalizio non parliamo solo del Natale, parliamo di un mese e mezzo circa, chi più chi meno, tra lavoro, familiari, amici e varie ed eventuali, dove certamente facciamo molti più pasti fuori casa, e anche quei pasti che possiamo consumare in casa sono dei pasti che possono effettivamente risultare più abbondanti, più anche come varietà diverse rispetto alle nostre abitudini alimentari, e dunque periodo molto molto delicato da gestire e che non deve portarci in un loop di continui deroghe ed errori che ci possono effettivamente far regredire in termini di risultati, ma soprattutto ci possono fare, demotivare, demoralizzare e sconfortare rispetto a quanto di buono avevamo fatto fin qui e a quanto magari di poco buono siamo riusciti a fare durante appunto queste festività. Ora, nessuno sta dicendo di chiudersi in casa né di evitare tutto quello che è il contatto sociale, non lo facciamo durante l'anno e soprattutto chi è mio paziente lo sa. Cerchiamo di integrare la socialità e le relazioni anche alimentari che la nostra cultura italica, insomma latina, ci porta,
nel nostro contesto quotidiano anche in un piano alimentare chetogenico. Perché? Perché chiaramente chiudersi in casa non solo non ci porta a goderci quello che è il nostro quotidiano, le nostre relazioni, ma anche non ci porta molto lontano nel cambiare uno stile di vita, in quanto l'obiettivo di qualunque dieta, anche questa, è di darci l'opportunità di creare nuove abitudini. Questo me l'avete sentito dire centinaia di volte, sia nel podcast che nei video, che sul gruppo Facebook, che insomma in tutte le mie comunicazioni. E la socialità sarà sempre parte del nostro stile di vita, e dunque non dobbiamo evitarla, dobbiamo gestirla, dobbiamo sapere cosa fare. E oggi parliamo proprio forse dell'abilità più importante che è necessario mettere in atto per appunto effettuare questo tipo di switch, quindi tra non esco o mi chiudo in casa e non faccio socialità, al esco, so cosa fare, sono organizzato, sono padrone del mio pensiero, dei miei mezzi, delle mie scelte, sono responsabile e decido di comportarmi diversamente rispetto a come mi sono sempre comportato, in termini ovviamente di scelte e di qualità degli alimenti che vado a integrare. Dunque, qual è il tema qui? È quello di creare tutte quelle situazioni in cui possiamo fare in modo che il nostro stile di vita si mantenga comunque coerente con quello che stiamo facendo, anche se ci troviamo in mezzo ad altre persone e, perché no, in un posto dove effettivamente non cuciniamo noi e non abbiamo quindi le possibilità di essere precisi come siamo di solito con le quantità. E vi dirò di più, questo aspetto che andremo ad analizzare tra poco serve anche per il futuro, perché anche qui nessuno vuole far pesare a un paziente a vita gli alimenti, ma quello che vogliamo fare è creare quelle abitudini che ci consentono di capire cosa va bene e cosa non va bene e stare intorno delle quantità indicative dell'alimento che ci consentono comunque di mantenere l'obiettivo che abbiamo così faticosamente e con soddisfazione raggiunto. Parlo dell'allenare l'occhio. Ho parlato di questo in maniera più estensiva venerdì 8 novembre, venerdì scorso, dove a Torino, grazie alla organizzazione impeccabile della nostra Super Petty, la nostra Keto Chef, che presto sarà, ve lo prometto, a questi microfoni per raccontarci tanto di quella branca interessantissima che è la cucina chetogenica, seguitela su Instagram, petty.ketolover, la trovate su Instagram ed è fantastica nel produrre alimenti chetogenici, ma soprattutto chetogenici casalinghi, quindi senza impazzire con 500 ingredienti, ma facendo ricette semplici, veloci da realizzare e soprattutto molto gustose. Petty ha organizzato questo evento dove in questo ristorante di Torino, dove io e la dottoressa Bazzoli abbiamo fatto un intervento proprio legato alla gestione della socialità. Dove è meglio fare questo intervento se non in un ristorante, dove appunto ci siamo trovati tutti, eravamo oltre 50 persone e sold out completo, più di così non ce ne stavano. Per fortuna la nostra Petty ha trovato dei posti per gli ultimi che volevano aggregarsi, ed è stato non solo una bellissima serata, ma una serata dove ho potuto vedere e presentarmi dal vivo a tante persone che non solo sono i miei pazienti, ma che magari mi seguono e mi ascoltano tutti i nostri consigli senza magari mai presentarsi o pubblicare nulla sul gruppo Facebook, ma comunque essendo davvero partecipi della community e mettendo in pratica tutto quello che appunto comunichiamo e che di buono stiamo facendo. Quindi grazie a tutti quelli che sono stati in questa serata, e ne faremo presto altre o a Torino o in altre città. E di questo argomento, quindi dell'allenare l'occhio, ho parlato proprio in quel contesto, ed effettivamente il messaggio che ho voluto dare e che do anche a te oggi qui con questo podcast è stato proprio quello di imparare questa abilità, perché è davvero un'abilità imprescindibile per chi deve passare da sono a dieta a sto applicando uno stile di vita nuovo. Quando facciamo la nostra dieta chetogenica o dieta low carb o che dir si voglia, certamente stiamo cambiando le nostre abitudini alimentari, quindi stiamo imparando cosa mangiare, quando mangiarlo e ovviamente anche in che quantità.
per avere un risultato, che possa essere di ritrovamento di una salute ottimale oppure anche meramente estetico, di dimagrimento. Cosa vuol dire questo? Che quando io voglio passare da dieta, cioè da oddio devo fare 21 giorni di dieta, poi chi si è visto si è visto, ripartiamo a mangiare a caso come insomma la maggior parte delle persone purtroppo ancora fa, ad abbracciare uno stile di vita dove quelle abitudini che pratico nella mia fase acuta di dieta vado a traghettarle anche dopo. E traghettarle dopo, attenzione, è la parte più complessa ed è la parte dove sono necessarie delle skills che non riguardano solo il avere un menù di mantenimento, ma in realtà riguardano l'aver imparato cosa mangiare, quando mangiarlo, ma anche quanto mangiare di quegli alimenti. E siccome, dicevo prima, non vogliamo vincolarci ad avere sempre una bilancia sotto mano in qualunque situazione per essere sicuri di quanto stiamo mangiando, ne vogliamo allenare il nostro occhio, quindi resettarlo per capire ad occhio quali sono le quantità che sto mangiando attualmente e che dovrò mangiare dopo. Questo ci viene comodo in due momenti appunto della dieta. Nel primo, quello più acuto, dove magari ancora sto pesando i miei alimenti a casa, quando non peso gli alimenti perché sono fuori casa. Ed ecco qui che, dicevo, la socialità la dobbiamo abbracciare e dunque dobbiamo essere capaci di gestirci nel sociale e non nel rifiutarlo o nel chiuderci in casa. Un altro invece motivo per cui allenare l'occhio viene appunto nel lungo termine, ovvero quando io smetterò piano piano di pesare gli alimenti, perché? Perché per quanto io possa essere vario negli alimenti, è chiaro che se sono molto bravo una volta ogni 15-20 giorni ritornerò a mangiare lo stesso alimento, se sono molto bravo, se no capita anche di variare meno frequentemente e va benissimo così, per quanto la varietà sia un bisogno mentale e perché no anche fisico per garantirci tutti i nutrienti necessari che ogni alimento ovviamente per le sue peculiarità nutritive contiene, è chiaro che è necessario un po' di varietà ma non certo un eccesso di varietà, ok? E dunque, una volta che abbiamo capito e pesato per numerose volte quegli alimenti, possiamo cominciare a lavorare ad occhio appunto per creare quell'abitudine a misurare ad occhio le porzioni per essere pian piano più indipendenti da una bilancina pesa alimenti nel futuro. Questo deve essere ovviamente il nostro obiettivo nel lungo termine. Ed ecco quindi perché allenare l'occhio. Come facciamo ad allenare l'occhio? Questa può essere la domanda che ti stai facendo dopo tutto questo preambolo su questa abilità che ti ho insomma fornito. Beh, in realtà è molto più facile di quello che magari possa sembrare e tante volte il limite può essere la tua insicurezza potenziale nel non fidarti di te stesso. Questo però è una cosa che va superata appunto con la prova pratica che sto per dirti. Infatti, una volta che hai pesato 3, 4, 5 volte l'alimento e hai ormai capito ad occhio qual è la porzione, iniziamo a fare delle controprove. Quindi prova a indovinare di quella porzione quant'è più o meno ad occhio in termini di quantità e poi con la bilancia a casa potrai fare la controprova, quindi vedere di quanto hai sbagliato da questo punto di vista. Quindi se sbagliato non so di 20, 30, 40 grammi, certamente ancora l'occhio non è perfettamente allenato. Ma se ho sbagliato magari di 10-15, sono già sull'ottima strada. Perché? Perché non sono quei 10-15 grammi nel lungo termine del mantenimento, nella mia dieta low carb di mantenimento, che mi faranno questa grande differenza sul mio risultato finale di mantenimento. E ovviamente non cerchiamo di essere precisi al grammo, come in quelle feste dove si deve indovinare il peso del salame, no? L'avete magari visto tante volte nelle sagre di paese come giochino per raccogliere qualche fondo per la chiesa, per l'oratorio, per chi organizza. Quindi non è questo che cerchiamo, ma certamente cerchiamo di avvicinarci a un buon grado di correttezza a quel peso ideale che la nostra porzione vorrebbe. Non possiamo prescindere dalle porzioni per capire come mantenerci. Purtroppo non possiamo mangiare all you can eat tutti i giorni quanto vogliamo, anche delle cose che ci piacciono di più e che sono più corrette nel nostro piano, perché anche quelle, se mal gestite, possono portare e ad un aumento di peso
e anche magari, se alcuni cibi vengono consumati in eccesso, a qualche nel tempo piccola problematica magari in termini di salute. E dunque dobbiamo essere davvero bravi nel portare il nostro occhio ad una condizione dove capisce abbastanza attentamente qual è una porzione sia a casa sia fuori casa, per fare in modo che io diventi davvero una persona che difficilmente entra in difficoltà quando si trova a far fronte ad un alimento che non può pesare o che non vuole più pesare, perché magari in una fase già più avanzata del piano alimentare. Questo è il mio invito, visto che si avvicina il Natale e si avvicina un periodo dove davvero passeremo tanti momenti in socialità dentro la nostra casa o fuori dalla nostra casa. E dunque attenzione, questa abilità va allenata per fare in modo che la nostra alimentazione non vada buttata via in questo mese e mezzo di feste, dove giustamente dobbiamo godere dei nostri familiari, dei nostri amici e delle nostre relazioni umane più profonde per questo Natale che si avvicina. Se ti è piaciuto questo podcast, metti le 5 stelline sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e ricordati che giovedì c'è il webinar sulla steatosi epatica che la dottoressa Bazzoli terremo nel nostro studio virtuale, e ti chiedo di iscriverti nel link in descrizione se ti interessa l'argomento, per ricevere via email il link qualche minuto prima di iniziare il nostro webinar del webinar stesso. Quindi giovedì 15 novembre alle ore 21 saremo in diretta per parlare di steatosi epatica, cause e rimedi per fronteggiarla. Ci sentiamo noi al prossimo episodio. Un saluto dal Doc.